Il professionista dell'anno Sanità e Ricerca è Marco De Morpurgo di DLA Piper. Congratulazioni avvocato, eccolo qua con noi, leggiamo insieme la motivazione. Ha catturato l'attenzione dei commissari con un progetto per le terapie avanzate sperimentali, seguito per un primario operatore del settore. La scarsa regolamentazione ha richiesto uno sforzo creativo fuori dal comune. Eh beh sì, insomma, dice bene la motivazione, il progetto innovativo porta sempre con sé delle difficoltà, no? Lei quale difficoltà ha incontrato? Poi siamo qui a fare un plauso al suo lavoro, però immagino che ci sarà stato anche qualche momento un po' così. Senz'altro, intanto grazie mille a Top Legal per questo riconoscimento. Ci tenevo soltanto a menzionare, specie come co-chair globale della Practice Life Sciences da DLA Piper, ringraziare tutto il team perché come sempre è stato un lavoro ovviamente di gruppo, abbiamo lavorato su molti mandati anche molto strategici quest'anno, è stato un anno particolare. E le difficoltà ci sono sempre ed è lì forse che emerge anche la possibilità di fare bene e la soddisfazione di riuscire ad aiutare i clienti, specie in ambiti come questo. Sono ambiti molto dinamici, con molta incertezza, e il mondo della ricerca clinica sta cambiando velocemente e riuscire a conoscere approfonditamente il mercato, i clienti e le loro esigenze è forse quello che poi ci aiuta a trovare soluzioni più innovative e più strategiche, diciamo. Beh, avvocato De Morpurgo che si esalta dunque nelle difficoltà, grazie, congratulazioni per questo award, dunque a presto risentirci e magari anche arrivederci, chissà, esatto. Non ci scordiamo mai di ricordarlo, di auspicarlo.